vivevano qui migliaia di anni prima che arrivasse Colombo. Quando Parigi era ancora un villaggio, costruivano città nel cuore della giungla. Vita e morte erano decisi per loro da un gioco con la palla e l'esistenza era regolata secondo i movimenti degli astri. La loro scrittura è un enigma che stiamo ancora imparando a decifrare. Ma ora il ritmo delle scoperte si è fatto più rapido. Finalmente stiamo scoprendo chi erano. Ci hanno lasciato in eredità un patrimonio che ci renderà capaci di ricostruire la loro storia. Sono il popolo che gli dèi plasmarono dal mais. Sono i Maya. L'anno è il 1839, il luogo l'Honduras occidentale. Un esploratore americano di nome John Lloyd Stevens è a capo di una spedizione alla ricerca di una città maya scomparsa, chiamata Copan. Non si sa quasi nulla dei Maya, ma Stevens sta per scoprire qualcosa di nuovo. Avviluppati da una vegetazione tropicale millenaria, come in letargo, i templi e le rovine si estendevano per molti chilometri. Stevens è sopraffatto da una sensazione di mistero. Chi costruì questa città? Che cosa vi accadde? Nei giorni seguenti, Stevens e il disegnatore inglese Frederick Catterwood scrissero le loro impressioni sulla città in rovina. Giaceva davanti a noi come il relitto di una barca sconquassata dall'oceano, con gli alberi spezzati e l'equipaggio perito, e nessuno per dire da dove venisse e cosa ne avesse causato la fine. Tutto era buio e mistero, un impenetrabile mistero. Durante i tre anni successivi, Stevens e Catterwood visitano le località maya meglio conosciute più a nord. Nello Yucatan esplorano Uxmal e Chichen Itza. Nello Chiapas si recano a Palenque. E ancora li perseguita lo stesso interrogativo. Chi costruì quelle città e perché furono abbandonate?
La terra dei Maya si estendeva da alcune zone dell'Honduras, del Salvador e del Guatemala a sud, fino al Belize e al Messico a nord. Era punteggiata da centinaia di piccoli regni, ciascuno con la sua storia particolare. Il cuore di quella che gli studiosi chiamano la civiltà Maya classica si trovava nelle pianure del sud. È qui che è ambientato il nostro racconto, partendo da dove si svolsero i primi scavi scientifici, Copan. Oggi questo luogo, a dispetto dei restauri, conserva la sua atmosfera di mistero. Bill Fash è il direttore del progetto Acropoli di Copan. Copan fu una delle più importanti città Maya, forse non in termini di grandezza, di certo vi furono città più estese, ma al culmine del suo splendore per circa 400 anni fu davvero un luogo speciale. Ospitava scultori, architetti, astronomi, scrivani. In termini culturali moderni, se Tikal era come New York, Copan era come Parigi. Giorno dopo giorno, nel corso degli ultimi decenni, un gruppo di archeologi e centinaia di manovali hanno cercato di rimettere insieme i pezzi della storia di Copan. Ciò che accadde qui si sta lentamente svelando, pietra dopo pietra. I frammenti delle sculture che ornavano questi edifici sono oltre 30.000. Purtroppo non sappiamo cosa stiamo ricostruendo, non c'è un'immagine che ci aiuti a intuire come ricomporre i pezzi. Dobbiamo capirlo da soli. Ecco ciò che definiamo un cumulo Gok. GOK sta per Dio solo sa, perché lui solo conosce l'origine di queste pietre. I primi archeologi si limitarono ad ammucchiarle qui. Dobbiamo capire quali decori ornassero le strutture, tornare ai cumuli Gok, prelevarne i pezzi uguali a quelli che abbiamo rinvenuto e tentare di rimettere tutto insieme. Nonostante le difficoltà, il gruppo di esperti di Fash ha ricostruito migliaia di sculture e ha restaurato dozzine di edifici. Ogni anno l'immagine di com'era Copan più di 1000 anni fa diventa più chiara. Molti indizi si nascondono ancora nei templi dove l'aristocrazia Maya seppelliva i suoi defunti. I Maya classici non erano interessati ai metalli, perciò qui non vi è oro. Ma talvolta vengono dissotterrate cose ancor più preziose. Questo vaso, ad esempio, è di inestimabile valore archeologico. Nel 1992 Robert Scherer scoprì la tomba di un membro della famiglia reale. Con lui erano sepolti alcuni vasi. Ciò che li rende tanto preziosi sono i disegni che recano e le iscrizioni geroglifiche. Sono vasi molto significativi perché recano iscrizioni che cercheremo di decifrare. 40 anni fa potevamo leggere solo pochi geroglifici Maya, oggi almeno la metà, ma ci vuole un esperto. Ecco un altro vaso molto simile a quello trovato nella tomba. David Stewart è figlio di studiosi dei Maya ed è uno dei maggiori esperti mondiali dell'antica scrittura. Decifrando i loro glifi, i Maya ci appaiono un po' più umani. Sembrano più vicini a noi perché ci accorgiamo che avevano una storia, che erano un popolo molto coinvolto dagli eventi della propria vita. Un tipo di scrittura Maya rischiò di andare perduto per sempre.
Quando i sacerdoti spagnoli giunsero qui nel XVI secolo, trovarono centinaia di rotoli di iscrizioni chiamati codici e li bruciarono subito. Oggi restano solo i frammenti di 4 codici che hanno contribuito a formare la nostra idea dei Maya. I libri sono almanacchi pieni di informazioni astronomiche. Gli uomini e le donne che li redassero erano scrivani, esperti in astronomia. Con calcoli matematici sofisticati, potevano prevedere i movimenti degli astri per migliaia di anni nel passato e nel futuro. Sapevano che i movimenti astrali segnano dei cicli, alcuni molto lunghi, altri brevissimi. Prevedevano perfino le eclissi solari. Sembra fossero affascinati dalla relazione fra il tempo e gli eventi della loro vita. I Maya ci hanno lasciato altre testimonianze su un materiale ben più durevole della carta, e questo archivio contiene molto più che date e numeri. Su queste pietre, i Maya registrarono gli eventi più importanti della vita dei loro capi. Ecco la scalinata dei geroglifici di Copan, la più lunga iscrizione del mondo. Ma i primi archeologi la ricomposero in modo errato e oggi possiamo leggerne solo dei frammenti. L'esperta di sculture Barbara Fash sta lavorando a un catalogo dei 1200 glifi presenti sulla scalinata. Forse un giorno questi disegni potranno raccontare in modo più completo la storia di Copan. Questo significa piantare con un palo nella terra. Altri geroglifici sono più accessibili grazie ai progressi dei decenni passati. Questa invece è la data. L'esperta Linda Shealy ha avuto un importante ruolo nelle ricerche più recenti. Questo è un piccolo albero tè. Da un lato quello rivolto a est è giovane, ma verso ovest guardate la barba. È raro che un popolo sviluppi una coscienza storica e faccia della registrazione della storia uno degli scopi della propria vita. Ciò a cui stiamo assistendo è il recupero di una storia perduta. Perché la storia americana non inizia nel 1492 con Colombo, comincia nel 200 a.C. con il primo re Maya che scrisse il suo nome su una pietra. Assai prima che un re scrivesse il suo nome su una pietra, i Maya vivevano nella fertile valle di Copan. Erano coltivatori di mais. Le loro vite erano regolate dai ritmi naturali: la semina, il raccolto, la nascita, la morte. Ma verso il 400 d.C., più o meno quando l'impero romano cadeva sotto le invasioni barbariche, qualcosa cambiò nella valle. Lungo una pigra ansa del fiume Copan, edifici di pietra presero a sorgere dalla giungla. Costruzioni a colori vivaci circondavano una plaza di un bianco accecante, capace di ospitare migliaia di persone. Vi si commerciava in conchiglie, cacao, fagioli, tabacco, giada e piume. Al centro della città c'era il campo da gioco. Sembra che lo scopo di questo gioco fosse di tenere la palla in movimento senza usare le mani o i piedi. In alcuni luoghi le incisioni su pietra raffigurano i giocatori con teste umane mozzate che pendono dalle cinture. Non si sa se mostrassero ciò che accadeva ai perdenti o se avessero un significato simbolico.
Si pensa che la palla fosse una metafora del moto del Sole e per estensione anche della Luna e delle stelle. Bisognava far sì che quel moto fosse regolare. Pensavano che se avessero giocato e onorato gli dèi nel modo giusto, avrebbero assicurato un regolare ciclo agricolo e permesso al sole di sorgere e alle piogge di cadere puntualmente per ottenere un raccolto abbondante. Nel sacro mondo dei Maya, gli dèi erano fonte di ogni forma di vita e solo i re potevano intercedere presso di loro. Gli dèi reggevano l'universo fisico con il sole e le piogge e in cambio si aspettavano che gli uomini li nutrissero. La fonte suprema di questo nutrimento era il sangue. Quando i Maya volevano sancire la sacralità di un momento o di un evento importante, spargevano del sangue. Il sangue era veicolo di ciò che essi chiamavano Chulel, cioè l'anima. Era qualcosa che non permeava solo i corpi umani, ma anche gli edifici, gli alberi, il cielo. Era in tutte le cose sacre del mondo. E spargendo del sangue, attivavano la Chulel. È come la forza inventata da George Lucas per i protagonisti delle sue guerre stellari. Pensate a Obi-Wan Kenobi che fa appello alla forza, o a Luke quando guida l'astronave nella battaglia finale. I Maya facevano la stessa cosa con questi rituali. Prendevano contatto con ciò che ritenevano la forza pulsante dell'universo e che è ancora qui. In occasioni speciali, il re stesso versava il suo sangue. Si trattava di uno dei riti più sacri nella vita dei Maya. Dopo giorni di digiuno e di preparazione spirituale, il re si trafiggeva il prepuzio con un aculeo di pastinaca e faceva gocciolare il sangue su strisce di carta. Con questo atto sacrificale si apriva una via verso gli dèi. Bruciando le strisce di carta, i Maya credevano di poter vedere i loro dèi nel fumo che saliva verso l'alto. Oggi i discendenti degli antichi Maya vivono in modo molto simile ai loro avi. I miti che ricordano e le cerimonie che celebrano fanno tutti parte di una tradizione che, secondo i Maya, fu data loro da Dio all'inizio del tempo. Casimiro Sagahau è un sacerdote Maya che benedice i campi al tempo del raccolto. Siamo Cachiquels, diretti discendenti degli antichi Maya. La nostra religione è vecchissima. L'imparammo da bambini dai sacerdoti Maya. Nei sogni imparammo dagli dèi quando seminare e quando raccogliere, quando bruciare e quando celebrare la cerimonia del mais. La passione dei Maya per i rituali fu una delle prime cose che i missionari spagnoli notarono quando arrivarono nello Yucatan quasi 500 anni fa.
Quando la Chiesa cattolica proibì le forme arcaiche di culto, i vecchi riti sbiadirono. Oggi la religione dei Maya è una mescolanza delle due fedi. I Maya hanno conservato tenacemente molti aspetti della vecchia cultura. Negli altopiani del Chiapas e del Guatemala, i loro costumi non li identificano solo come Maya, ma indicano il particolare villaggio dove vivono. Si dice che quando una donna Maya indossa la sua camicia tradizionale, detta huipil, la sua testa spunta dal centro di un mondo tessuto di sogni, proprio come il grande albero della vita emerge dalla terra. Negli altopiani del Chiapas, in Messico, Chip Morris lavora con i tessitori da 20 anni. I tessitori mi hanno sempre detto che i loro disegni esistono dall'inizio del tempo, ossia all'inizio della loro cultura. Osservando nei siti archeologici le sculture che mostrano particolari di tessuti, ho potuto notare che ce n'erano molti del tutto identici a quelli di oggi. Nei disegni è racchiusa una mappa del mondo Maya, intesa non come la superficie terrestre dove siamo ora, bensì il mondo dei sogni. È il mondo degli dei, dove gli esseri superiori controllano la pioggia, dove vive Ankel, o freccia lampeggiante. Non ci sono carri o case nei disegni di un vestito Maya. Sono tutte immagini di quell'universo sacro che crea la pioggia, la vita, che sostiene il mondo. In un mondo in cui il confine fra sacro e profano è quasi impercettibile, ogni cosa ha un significato più profondo di quanto appare. Le piramidi simboleggiano montagne sacre dove vivono gli avi. Le porte rappresentano bocche di gallerie che portano al pericoloso mondo sotterraneo della montagna. I Maya credevano che morendo avrebbero raggiunto quel mondo sotterraneo. Lo chiamavano Xibalbá. Era il luogo della paura, un regno acquatico di malattia e decadenza al quale la gente comune aveva poche speranze di sfuggire. Qui, a 130 miglia a nord di Copan, si è cercato di scoprire come i Maya onorassero i defunti. Queste sono le rovine di una città chiamata Caracol, un tempo fiorente centro amministrativo. Oggi è importante per le tombe che vi sono state scoperte. Ecco alcuni membri del gruppo di archeologi che lavorano a Caracol all'interno di una tomba. Arlen Chase studia i vasi. Diane Chase è un'autorità in fatto di ossa umane. Stanno cercando di scoprire cosa pensassero i Maya della morte. Noi tendiamo a considerare le cose in modo occidentale. Quella dei Maya non era una società occidentale, non facevano nulla come gli europei. È difficile per noi comprendere come vivessero. Insomma, noi non viviamo insieme ai morti, non li mettiamo in una stanza di casa nostra. Beh, i Maya facevano più o meno questo. Ecco Arlen e Diane Chase all'interno di una tomba reale. La gente comune veniva solitamente seppellita sotto il pavimento di casa, mentre solo l'aristocrazia trovava posto nelle tombe. Questo vaso policromo è meglio conservato sul retro che davanti. Vi sono anche molte ossa, di almeno due individui con la testa rivolta a sud. Sono in buono stato.
In quest'angolo ci sono le gambe di qualcun altro. Non appartengono a nessuno dei due primi individui. Non è l'uomo e neppure l'ipotetica sua compagna. Per i Maya non era inconsueto seppellire più di un familiare nello stesso spazio. Mi piace considerare questo posto un mausoleo di famiglia. Forse il nonno è morto per primo ed è stato seppellito qui. Poi la nonna. Più tardi sono morti il figlio o la figlia. E allora è bastato spostare un po' il nonno e la nonna per fare spazio anche a loro. Col passare del tempo altri membri della famiglia muoiono e così il mausoleo diviene un ossario. Per gli archeologi le tombe sono come capsule del tempo. Gli oggetti sepolti con i defunti talvolta forniscono date e nomi precisi. Ciascun reperto contiene un tesoro di informazioni per gli studiosi e ogni piccola scoperta contribuisce a ricomporre il misterioso mosaico della vita dei Maya. Talvolta gli oggetti rinvenuti sono davvero splendidi. Anche gli edifici di Copan, come le tombe di Caracol, contengono la loro parte di storia sepolta. Ma trovarla è stata spesso un'impresa ardua. L'archeologo honduregno Ricardo Agurcia lavora a Copan dal 1978. Il mio interesse primario era scoprire cosa fosse accaduto a questa gente. È qualcosa che ha a che vedere con il mio retaggio, con le radici del mio paese. Non ero più giovanissimo quando visitai queste rovine per la prima volta, ma l'impatto emotivo fu molto forte e l'affascinante domanda che mi assillava di continuo era cosa accadde a questa gente, come realizzarono tutto questo. Durante gli ultimi 4 anni, Agurcia ha condotto lo scavo di una piramide tempio che potrebbe dirci di più sulla vita della gente di Copan. Il Tempio 16, in termini architettonici, è un tipico edificio reale e rappresenta una scommessa per gli archeologi. Per i Maya, alcuni luoghi erano sacri e quindi i loro templi erano costruiti uno sopra l'altro. Gli operai demolivano i livelli superiori di una struttura esistente, coprivano i resti con uno spesso strato di terra e vi costruivano intorno un altro edificio. Gli uomini di Agurcia, rimuovendo la terra, creano un labirinto di gallerie. Lavorare nelle gallerie confonde le idee, ci si muove su 3 dimensioni, alto, basso, lateralmente e longitudinalmente. Ci si perde e non si capisce più cosa si sta cercando. Il muro piatto a sinistra era la parete esterna di un tempio più antico. Solo scavando lungo l'intero perimetro, Agurcia può stabilire le dimensioni dell'edificio originale. Dopo pochi metri, ecco un altro muro. Si allungava a sud e così tentammo di andare verso l'alto per vedere se si trattava della base di una sottostruttura o della sua sommità. Qui potete vedere i gradoni di una piramide molto grande che salgono verso l'alto. Finora ne abbiamo riportati alla luce 8 piani, ciascuno dei quali piega all'indietro per salire ancora più su. Ciò che Agurcia trovò subito dopo fu del tutto inatteso. All'interno delle prime 2 c'era una terza costruzione assai differente dalle altre. Agurcia la soprannominò Rosalila. È perfettamente conservata. I residui di terra vennero rimossi, mettendo in luce una serie di maschere giganti che recavano ancora tracce del colore originale. Molte delle maschere che abbiamo rinvenuto erano alte 1 o 2 metri e larghe anche 5 o 6. Ma la serie di maschere proseguiva, tanto che non ne abbiamo ancora trovato la fine. How's it going, boss?
Agursia e Fash si conobbero nel 78, erano appena laureati e avevano un progetto, scoprire come vivevano i Maya. Oggi si sono ritrovati a Copan. A tratti il colore delle maschere è in ottimo stato. Asportando il terriccio sono apparsi due uccelli. Uno è a sinistra e guarda verso nord. L'altro è poco più distante. Il becco dell'uccello è ripiegato sull'occhio, le piume sono sulla parte posteriore. Le piume irradianti verso l'esterno e la posizione più alta rispetto a ogni altra cosa nell'acropoli rendevano questa immagine visibile a miglia di distanza. È una scoperta entusiasmante. Dunque, Rosalila, adorna di sculture dalle tinte vivaci, incoronava un tempo il punto più alto di Copan. Due uccelli giganti rivolti verso ponente incorniciano la porta. Sopra di essi, due serpenti spingono le loro spire verso il cielo. Per gli archeologi, il trattamento riservato al tempio Rosalila dai Maya rappresenta un enigma. Siamo tutti impazienti di scoprire cosa c'è sotto. Apparentemente l'edificio rimase intoccato almeno per un secolo e mezzo, se non per lievi restauri, poi venne sepolto intatto. Di solito gli altri edifici venivano demoliti per costruirvi sopra qualcosa di più grande, ma perché questo era così rispettato e non fu toccato? E soprattutto cosa c'è dentro? Che cosa nasconde? Questo è ciò che speriamo di scoprire. Ma prima che si facciano altre scoperte, a Copan inizia la stagione delle piogge. Gli archeologi tornano a casa e gli scavi vengono sospesi. Quasi sei mesi dopo, la pioggia è cessata. Il tempo è sereno. Finalmente, gli scavi del Tempio 16 riprendono. Per altri sei mesi si continua a rimuovere i detriti da Rosalila e appena prima che riprenda a piovere, il misterioso tempio regala un'altra sorpresa. Da una piccola nicchia scoperta nel vano di una porta, Agursia preleva un oggetto sepolto 1300 anni fa. Bisogna maneggiarlo con estrema cura, non solo per non danneggiarlo, ma anche perché ha dei bordi molto taglienti. Si tratta di una serie di lame intagliate in pietra focaia, ritenuta sacra. Probabilmente venivano usate nelle cerimonie e i volti potrebbero raffigurare antenati reali o vittime sacrificali. Nessuno sa quanto lavoro ci sia voluto per realizzare queste lame delicatamente intagliate, dato che oggi nessuno è più capace di farle. A Rosalila sono state rinvenute 9 lame in tutto, forse corrispondenti ai 9 signori della notte dei Maya. È rimasta qui per almeno 1300 anni, è incredibile. È una vera opera d'arte. La sua finezza e la quantità di lavoro che ha richiesto sono incredibili. E io mi sento davvero privilegiato ad averlo scoperto. Anche quando siamo presi dall'entusiasmo della scoperta, dobbiamo stare attenti a fotografare tutto e svolgere i rilievi. Ma talvolta dimentichiamo che sono stati degli uomini a fare tutto questo molto tempo fa e che allora ciò era molto importante per loro. È una cosa che mi colpisce, una sensazione speciale. Non capita ogni giorno. È probabile che le lame ritrovate da Agursia siano state collocate a Rosalila intorno al VII secolo a.C., quando la civiltà Maya classica era al culmine del suo splendore. In
in molti regni Maya si verificò una sorta di boom edilizio. Alcune città erano addirittura collegate da strade e gli scambi commerciali erano frequenti. Copan si trovava presso il confine sud, ma nel nord dell'impero Maya erano accaduti eventi che lo avrebbero scosso profondamente. Tikal fu una delle maggiori città Maya, un prospero centro urbano che faceva invidia ai popoli vicini. Ai re di Tikal probabilmente appariva impossibile che qualunque altro regno potesse minacciarli, ma nella primavera del 562 Karakol attaccò Tikal e la conquistò. Durante la sollevazione che ebbe luogo a Tikal subito dopo, alcuni membri della famiglia reale si rifugiarono nella giungla e fondarono una nuova città. Oggi, in quel luogo, c'è un campo di ricerca. Quanto rimane della grande città di Dos Pilas è nuovamente stato inghiottito dalla giungla. Il compito di ricostruire il quadro della sua stupefacente ascesa spetta a Arthur Demarest. Le sue scoperte hanno mutato la nostra visione dei Maya. 40 o 50 anni fa si pensava che i Maya fossero un popolo pacifico organizzato in una società teocratica, i cui re eruditi studiavano i movimenti dei pianeti e vivevano in un mondo a sé stante. Oggi, grazie alle recenti decifrazioni di geroglifici e dagli scavi di fortificazioni come questa, sappiamo che i Maya erano molto violenti. Forse erano il popolo più combattivo del Nuovo Mondo, costantemente impegnati in guerre, battaglie per la successione dinastica e dispute territoriali. Nel 1990 il team di Demarest ha raccolto elementi sufficienti per sostenere questa tesi. Questo è un lungo testo geroglifico perfettamente conservato che documenta una serie di guerre, battaglie e conquiste in cui i due giganti, Tikal e Dos Pilas, si fronteggiarono. E ci sono anche gli epiloghi. È un'incredibile fonte di informazioni. Dopo che sarà decifrato, credo che dovremo rivoluzionare le nostre opinioni su questo cruciale periodo della storia Maya. In questo prezioso documento si trovano nomi e riferimenti di importanza capitale per i Maya, come la citazione del re Calakmul. Vi appare chiaro che Dos Pilas non intendeva sottomettersi al dominio di Tikal. Gli esperti di epigrafi David Stewart e Steve Houston vengono chiamati per cercare di decifrare subito il testo. Ci sono dei riferimenti che risultano familiari agli archeologi: Bonampak, Toniná, Katun. Vi sono rappresentazioni di elementi simbolici come l'altare, la scala e la piramide. Gli eventi sono narrati nei particolari, risalendo le dinastie reali fino agli antenati. Dapprima sembrava che per i Maya la guerra fosse una specie di rituale finalizzato soprattutto a scopi religiosi. E infatti i Maya si paludavano nei loro costumi arcaici e un po' assurdi, prendevano le loro grosse lance paleolitiche e così affrontavano i nemici. Quando ne catturavano qualcuno, lo riportavano in città per sacrificarlo. Ciò che i geroglifici sulla scalinata sembrano confermare è che intorno all'VIII secolo a.C. la guerra rituale lasciò il posto alle campagne d'espansione. I re di Dos Pilas attaccarono le città lungo il fiume Pasión e ottennero così il controllo di un'importante via commerciale. Sembra che sia accaduto qualcosa che condusse a un'intensificazione delle guerre di conquista, all'assorbimento dei territori altrui. La situazione divenne incontrollabile e i Maya divennero un popolo di guerrieri. L'aggressione di altre città, lo sterminio delle popolazioni, la distruzione di templi divennero la normalità.
e la guerra raggiunse anche Caracol. L'ottavo e il nono secolo a Caracol e in tutta l'area Maya fu un periodo di enormi mutamenti e guerre. Caracol fino ad allora aveva trionfato in guerra. Sembra che in quest'ultimo periodo non bastasse più sconfiggere la civiltà vicina o annetterla al proprio regno, ma si dovessero catturare molti prigionieri per sacrificarli. Le popolazioni vivevano nel terrore. Immaginate di essere in una città Maya. C'è una guerra in corso e voi pensate, beh, sarò catturato, mi metteranno ai lavori forzati, forse dovrò lavorare 3 mesi all'anno per una città nemica. Invece ecco un'orda di predatori che riunisce tutti gli uomini e invece di mandarli a lavorare nei campi li decapita e ne impala le teste per fare enormi piattaforme di teschi. È abbastanza per incutere il terrore in chiunque e per indurlo a fuggire lontano. Anche Dos Pilas dovette affrontare il terrore. Proprio sulla scala dei geroglifici ci sono le rovine di una fortificazione improvvisata. Dal punto di vista archeologico, questo muro difensivo è una delle più importanti scoperte di questo scavo. Uno dei motivi che spiegano la regolarità di questo muro è la forma regolare dei blocchi che lo compongono. Erano pietre prese dai palazzi circostanti. Gli assediati demolirono letteralmente il palazzo reale per costruire il muro a ridosso della scalinata in una disperata strategia difensiva. Lo scenario degli ultimi drammatici giorni della città comincia ad apparire. In un frenetico tentativo di fermare gli invasori, i cittadini di Dos Pilas erigono 2 muri difensivi intorno al centro della città e vi si ritirano per proteggersi. Queste sono le basse piattaforme delle capanne raggruppate nella plaza delle cerimonie di Dos Pilas al tempo dell'assedio e della conquista. È un altro segno della disperazione degli ultimi momenti di un grande regno che viveva un declino altrettanto imponente. La popolazione era ormai relegata nella plaza cerimoniale, sotto i templi sacri, all'ombra dei monumenti degli orgogliosi re. È come se un intero popolo vivesse sul prato della Casa Bianca, difendendo l'ultimo baluardo della civiltà americana. Eppure questo è quanto accadeva qui allora. Copan, nel frattempo, vive un altro genere di problemi. Quando uno dei più potenti capi viene catturato e decapitato, la fede nell'autorità divina dei re vacilla. Contemporaneamente, la popolazione della valle di Copan continua a crescere. I Copanechi furono vittime del loro successo. Mentre la città cresceva e diventava più dinamica e attraente, i preziosi e fertili terreni alluvionali si coprivano di case. I Maya stavano distruggendo le loro fonti di cibo. Dopo qualche tempo, tutta la foresta fu abbattuta. Nella valle si verificò un'erosione su vasta scala. Le piogge diminuirono e vivere qui divenne impossibile. Siamo a metà dell'VIII secolo. Nelle città meridionali del mondo Maya, il potere dei re sta venendo meno. Malattie e fame sono diffusissime. La gente comincia ad abbandonare le città. In Europa, metà dei secoli bui sono trascorsi. Qui, nella giungla, sono appena cominciati. Man mano, una per una, le grandi città del sud vengono abbandonate.
Nel 761 il re di Dos Pilas viene catturato e ucciso. Da quel momento cessano le iscrizioni geroglifiche. L'ultima data scritta a Palenque è il 799. Vent'anni dopo cade il silenzio a Copan. A Caracol le iscrizioni cessano nell'859. L'ultima epigrafe a Tikal è dell'879. Nel sud solo poche città maya sopravvivono fino ai primi anni del X secolo. Nel nord le città della penisola dello Yucatan come Uxmal e Chichen Itza prospereranno per molti altri secoli. Ma non sono più governate da re divini e gradualmente gli antichi sistemi di costruzione, di scrittura e di culto scompaiono. La civiltà maya classica è finita. Credo che una delle cose che più colpiscono l'opinione pubblica riguardo ai Maya sia vedere questa civiltà raffinata con i suoi monumenti, la sua architettura, la sua scienza e scrittura, abbandonata e invasa dalla giungla. Penso che tutto questo ci insegni una lezione formidabile. Ci ricorda che possiamo sbagliare, che la civilizzazione è un fenomeno complesso e fragile sul quale gli errori possono avere conseguenze catastrofiche. Eppure, anche se la civiltà Maya è scomparsa, i Maya sono ancora qui. Per 3.000 anni sono sopravvissuti alle ambizioni dei loro re e dei conquistatori stranieri. E ancora una volta sono in pericolo. In Guatemala, negli ultimi 30 anni, i Maya sono stati coinvolti in una guerra civile che comprendono appena. In questo periodo 100.000 Maya sono stati uccisi e altri 40.000 risultano dispersi. Nessuno sa quanti siano gli orfani e le vedove. Eppure i Maya resistono. Tessono i loro huipil, coltivano il mais. Ho la sensazione che i Maya di oggi abbiano le stesse tradizioni di quelli di ieri. Quello che hanno perso è la patina di nobiltà di un tempo che essi stessi hanno abbandonato. Hanno praticamente detto ai loro re basta, non siete più in servizio, e hanno continuato a vivere. Non mi piace che si parli di caduta dei Maya, perché non sono mai caduti. Si sono trasformati. Hanno passato periodi duri, felici, tristi, ma sono ancora con noi. Mantengono i loro usi e il loro modo di organizzare la società ed è stimolante scoprire quanto dell'antico modo di vivere Maya è giunto intatto fino a noi. Qui troviamo parte della nostra storia. Gli uomini che vissero qui sono fra i più grandi che abbiamo avuto. Ormai stiamo imparando sempre di più sulla vita dell'antico popolo.
Quando mi laureai, se qualcuno mi avesse chiesto se avremmo mai saputo dei Maya di Copan ciò che conosciamo ora, non lo avrei preso sul serio. Coloro che costruirono questi luoghi come Yax Pak o Uccello Giaguaro o Pakal stanno riacquistando la voce. Ci appaiono reali e raccontano chi ha costruito questo luogo e perché, che cosa provavano, cosa pensavano del mondo. Questa non è più una civiltà sepolta dalla giungla.